Volevo parlarvi del ciclo idrologico, il famoso ciclo delle acque. Lo conosciamo tutti probabilmente. Non dico dalle scuole elementari, però dalle scuole medie c'è stato qualcuno che ci ha parlato del movimento della massa d'acqua che evapora dal mare, si sposta sotto l'effetto del vento, incontra le montagne, lì diventa precipitazione, cade al suolo. Quando è caduto al suolo in parte si infiltra, finisce dentro il suolo, poi si sposta per effetto della forza di gravità, va verso il basso, forma i torrenti e da lì i fiumi, se ne torna al mare e lì ricomincia il famoso ciclo, un percorso infinito, tra virgolette. Ce ne hanno parlato le medie, ce ne hanno descritto magari con un po' più di dettaglio alle superiori e poi anche all'università. Ma ancora una volta, sempre lo stesso ciclo idrologico, nella realtà all'università è giunto il momento di rispondere un po' ad alcune domande in maniera abbastanza accurata, direi, forse più accurata di prima. Non tanto domande che riguardano il come avviene questo ciclo idrologico, così come avvengono tutti gli altri fenomeni che magari ci va di osservare, di studiare, di capire. L'università secondo me non ha lo scopo principale di spiegarvi il come avviene una cosa, no. L'università deve andare un po' più a fondo, deve spiegarvi il perché. Deve spiegarvi il perché avviene una cosa, perché se riusciamo a capire perché avviene un qualunque fenomeno, poi riusciamo anche a comprenderlo a fondo, a padroneggiarlo, a gestirlo, a manipolarlo, tra virgolette, a non farci travolgere da esso. E relativamente al ciclo idrologico, che c'è da capire? È così importante? Le stesse persone che ve ne parlavano alle medie probabilmente vi hanno ormai fatto assorbire dei concetti basilari. Noi stessi siamo fatti per il 70% da acqua. L'acqua è la componente più diffusa sul pianeta Terra. È ovvio che la risorsa idrica è importante. Da un punto di vista tecnico, quando parliamo di risorse idriche, nella realtà dobbiamo fare una distinzione tra quelle che si chiamano acque buone e quelle che si chiamano acque cattive, tanto per usare una terminologia molto, molto naif. Le acque buone sono quelle che noi possiamo utilizzare, per esempio irrigazione, approvvigionamento d'acqua potabile. Avete presente quella che vi arriva dentro casa nei rubinetti? Quella. Creazione di invasi collinari per scopo antincendio, produzione di energia idroelettrica, non lo so, tante cose. E le acque cattive non sono quelle che non ci piacciono al gusto, no. Sono quelle da cui mi devo difendere. Pensate a fenomeni di esondazione, di piena, di allagamenti delle città. Il concetto del rischio idraulico. Beh, se ne sentono ad ogni anno delle circostanze che chiaramente causano purtroppo tanti danni, qualche volta persone che, ahimè, vengono travolte dalle masse d'acqua che esondano dai torrenti. È ovvio che l'università deve dare un grande contributo e deve insegnarci il perché avviene questa cosa. Quali sono i meccanismi che magari generano una precipitazione, quale parte della precipitazione si infiltra, finisce sottoterra e da lì in poi magari potrebbe essere recuperata attraverso i pozzi, attraverso l'emungimento per poterla gestire come vogliamo, e quale parte della pioggia invece non si infiltra, ma scorre sopra il suolo, si incanala, forma i torrentelli e da lì in poi altri fenomeni. L'erosione, il trasporto solido, la formazione dei fenomeni di piena. Direi che sono dei concetti tutto sommato basilari da un punto di vista sociale, perché qui non parliamo soltanto di un problema tecnico, no, c'è una visione nella realtà integrata. Qui c'è la società, c'è l'economia, ci sono le persone, le strutture, le attività, c'è tanto. Ecco perché è fondamentale capire il perché ed ecco perché l'università deve dare veramente un suo grandissimo contributo nello spiegare questo perché. In particolare oggi, quando nella realtà non siamo bombardati soltanto da concetti come il ciclo idrologico, c'è dell'altro. Pensate per esempio a una parolina che è diventata tanto, tanto importante, che si chiama sostenibilità. Che cosa vuol dire? Vuol dire nella realtà che le risorse idriche che oggi uso dovrebbero essere quelle che magari utilizzano le generazioni future un domani, tra 50 anni, 100 anni, non so. C'è chi vi dice l'acqua finirà, nella realtà no, non è possibile, la massa è sempre quella, l'acqua è sempre quella, insomma non può finire, non può perdersi. Si può trasformare da vapore acque o a liquido,
può ghiacciare quando magari fa tanto freddo, ma nel complesso è sempre lei, non può ovviamente diminuire. Questa è una falsità. Però nella realtà potrebbe non essere disponibile esattamente nel modo con cui è disponibile oggi, nella quantità, perché magari si è un po' spostata, nelle tempistiche, perché magari piove differentemente da quello che pioveva oggi. No, per cui nella realtà c'è da fare tanti discorsi che sono collegati al concetto della sostenibilità. E ce n'è un'altra, poi riparlo della magica con cui oggigiorno siamo un po' stati sempre abituati ultimamente a ragionare nei limiti del ciclo idrologico, relativamente al ciclo delle acque. I cambiamenti climatici, è un po' tutto collegato, no? Ecco perché dico, è un problema complesso, è un fenomeno complesso che va trattato sotto molteplici punti di vista. Per questo lo facciamo all'università, non solo perché ci piace, ma perché riconosciamo che è importante, molto importante. E se riusciamo a capire perché avviene in un certo modo, beh, saremo probabilmente anche pronti per poterlo gestire nei limiti della sostenibilità e di tutto quello che poi verrà dopo.